bene, parla piano che se no ci beccano e facciamo la brutta fine. Forza, forza, sei pronta? No, per niente. Allora, abbiamo ancora 13 colpi della pistola. Sì, ma tu hai una pistola e un machete, io sono ancora con questa mazza, Steph. Ogni volta rischio la vita, mannaggia te. Che c'è da ridere? E che hai ragione, effettivamente. Appunto, trovo un'arma anche per me, mannaggia. Bene, andiamo. Andiamo, vai, anzi, vai. Sbaglio o di nuovo notte? No, perché stiamo uscendo di notte? Arriva. Ok. Da lontano ci ha visto che avevi il binocolo. Probabilmente di notte vede meglio, per qua ti devo dire. Probabilmente sì. Allora, ok. Qual è il tuo piano, Steph? Il mio piano è continuare ad esplorare le varie case della città, Fere. Sì, sì, sì. Allora, prima di tutto dobbiamo far fuori questo che vola, sperando di non farlo esplodere. Dai. Yes, okay. Questa è una bella notizia. Fare quello lì in alto mi fa paura tanto tanto. Quello è molto pericoloso. Molto, se molto. Se scende siamo fritti, te lo allora, dico. Facciamo così? La posso rompere? No, è durissimo questo vetro. Ma Steph, sei nello stesso edificio, eh. Ah, davvero? Mi sa proprio okay, di sì. Ok, allora è inutile. Allora cioè, se ci vediamo da queste finestre, sì. Però ho paura, sto panicando, non aumentarti, ok? Quindi non è la stessa andare da questa parte, l'abbiamo già esplorato. Ok, vieni, 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 vieni. Allora, è pieno zeppo. Dobbiamo entrare? No, qui no. Qui no? Qui no. Schippiamo? Sì. Vediamo il prossimo. Dai, Fer, non è una buona idea. Potrebbe essere utile. Vai, allora, prova. Questo. Step dietro. Ecco qua. Cosa? No. Scappa, scappa. Cos'è quel ragno gigante? Scappa. Via, 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 via. Entra in un edificio se riesci. Ah, Fer, non ce la faccio più, te lo dico. Almeno qui non ci sono mostri un attimino, ma non ce la faccio più. Neanch'io, non c'è nulla. Steph. Non c'è niente di niente. Ma cosa sono ste robe? Ah, vabbè, so. Un vecchio negozio, sicuro. Sì, vedi che sono delle robe appese, ma tanto che ce ne facciamo. Allora, e sopra di noi c'è quello gigante. No, non si sente. Mi sa che questa volta ci ha puntato un po', Dici? Lascialo stare. Però ho paura che ci cada in testa all'improvviso e moriamo. Ma non cade, guardalo. Lascialo lì, lascialo lì. Sicura? Sì, sì, sì. Però è dietro di te. Ovunque, anche dietro di te, Steph, la mucca. Anzi, la pecora, non so più cosa dire. Ok. Esplode? Okay, esplode, esatto. Mamma mia, pecora, mucca, tutte uguali siete. Mamma mia. Ok, perfetto. Bene, veloce l'albero prima che fa comparire altro. Forza, forza. Ok. Mamma mia, anche prima che cresca, perché ne ho visto molti più grandi di questi alberi. Un zombie normale. Oh, guarda, sono così felice. Guarda quanto sono semplici. Esistono ancora gli zombie normali. Se ce ne fossero di più, mannaggia allora, mannaggia. Per una volta voglio zombie. Allora, andiamo, 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 andiamo. Ok, da voi non vogliamo arrivare. Infatti, vai dritto, Steph, lasciali questi. Sono incastrati? Spero di sì. Aspetta, Fede, tappa, tappa, tappa. Arrivederci. Dietro di te, Steph. Avvisami leggermente prima che Steph, mi è venuto l'infarto. L'ho visto, girati. Mamma mia, ma c'era la testa, era la testa. Ok. Ti dicevo, l'ho visto anch'io nel momento in cui te l'ho segnalato, Steph. Allora, Ferri, dobbiamo entrare qui. Secondo me è pieno di cose. Guarda che bel negozietto. Dai. Arriva uno, arriva uno, arriva uno. Ok, finché sono questi piccoli va anche bene, guarda. Sì, però ogni tanto resistono di più. Ferri, corri via per adesso. Ok. Allora, mangio la marmellata. Ok, arrivano. Io bevo un attimo. Io ho paura che cada quello prima o poi, ragazzi, ve lo dico. Vai, 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 vai. Basta, quanti siete? È rallentato. Io non riesco a non prendere danni ormai. Non ce perché la faccio c'è un più. Albero, Steph. E l'albero l'abbiamo visto che fa uscire quei cosi. Sì, infatti. Che non so neanche come definirli. Ok. Allora, sto schifo. Vai, colpisci. Colpisci. Fortuna che questi sono relativamente innocui, guarda. Abbiamo finito. Anche se sento passi, quindi non lo so. Allora, ok, un caricatore dell'arma. Marmellata, tanta. Prendo anche io, un po' di acqua. Ok. Prendi il resto. Allora, ferratrici di marmellata. Io 9. Aspetta, perché ne ho visto sparire la metà? Perché ne ho prese io. Ma sono cadute a terra, tipo. Ne ho prese 9. Che stai dicendo, Steph? Hai le allucinazioni? Fere, ho letto 13 e adesso leggo 7. Non ne ho idea, allora. Allora, qua non c'è nulla. Come ti stai confondendo? No, te lo giuro. Io questi vestiti li prendo, dai, magari ci possono servire a qualcosa. Ok. Ok. Sì, prendili, che magari arrediamo un po' al bunkerino, non lo so. Sì, ne ho già preso uno, quindi non c'è bisogno di prendere 500. Opla. Ok, ok, ok. E poi quello per gli occhiali, Fere, non lo vuoi? No, non lo voglio. Io lo voglio, gli occhiali. Tanto usciamo sempre di notte. Guarda cosa le braccia te ne fai? Di questi schifosi qua a fianco. Lo so. Mannaggia loro, mannaggia. Allora, fammi ricontrollare. Abbiamo preso tutto quanto? Sì, perfetto. Andiamo. Uff. Bella questa porta qui.
Allora. Quell'albero, ragazzi, è terribile. Niente, volevo vedere cosa c'è. È troppo grande. Allora. Vuoi entrare qui? Ci penso io. È okay, troppo stretto. Vai. Ok. Sopra? Bloccato, Steph. Niente. Allora. C'è un liquido strano e c'è come pure un mob. Come si apre questo? Pere? No, ci sono. Pere? Però stavo pensando che c'è una porta, forse... Ma cavolo, è sbucato. Riesco a entrare? No, via. Che c'è? C'è gente brutta. Ok. No, ci sono altri di questi sorta di ragni mutati. Pere. Ok, io vado su. No, cioè praticamente possiamo andare via. Dici? C'è... Non ho capito niente, ma va bene. Ho trovato tutto dalla vita. Ok. Cioè, ora siamo a posto col cibo per un po'. Va bene. Però... Io forse finirei di esplorare. Allora, veloci, seguimi. Cerchiamo di non far esplodere questo. Ok. Che almeno sono facili questi da killare, mamma mia. Occhio a non passare dove vedi verde. Sì. Devo bere dell'acqua. Allora, controlla il vuoto. Qui è controlla il volo, mi sembra vuoto. Tutto vuoto. Sì, l'hai detto assieme, ma sei capito. Ma ci siamo già entrati pure qua, no? Forse non è difficile simile. No, è difficile simile. Sì. Allora, perché avanziamo verso destra. Perché sembra più che una zona di case, sembra una sorta di via di negozi. Quindi ci sono tante cose simili. Allora, anche qui mi sembra abbastanza vuoto. Controllo proprio in 2 secondi, ma sinceramente qua sembra che hanno raccattato tutto, eh. Niente di niente. Veniamo da quest'altra parte. Ok, niente. Steph, perfetto. C'è nulla. Allora, dobbiamo andare dall'altro lato e cercare di terminare. Il problema è questi 2 alberoni giganti, so già che non possiamo distruggerli perché hanno troppa vita quando sono così grandi, ragazzi. Ma potrebbero far comparire dei mostri in qualsiasi momento. Quindi, velocissima. Allora, vuoto. Lì. Vuoto, non c'è nulla. Via. Ok. Via dagli alberi. Parte, dimmi che c'è qualcosa, dai. Qualcuno che si è dimenticato qualcosa in giro. Vuoto. Vediamo qui. Vuoto. C'è nulla, Steph. Niente? Tutto preso, sì. Occhio a quello che vola. Ok. Perfetto. Allora, qui secondo me c'è qualcosa. Vieni. Arrivo. Bello quest'albero costruito così. Incredibile, cresciuto. Non so più parlare, Fere, sto panicando. Lo so. Ah, qua? Fammi vedere. Niente, mannaggia. Tutto vuoto. Hanno portato via tutto. Aia. Vabbè, Steph, anche noi qui siamo venuti per prendere tutto, quindi è normale. Sì, qualcun altro è passato e hanno preso tutto, anche l'arredamento oltretutto. Mannaggia loro, guarda anche qui. Aspetta, io continuo a controllare tutto, Fere, perché se troviamo altro siamo veramente a posto. Vediamo qui, niente. Niente. No, okay. Questi stanzini troppo piccoli. Io temo che siano i più vicini a qui, quelli che hanno ancora qualcosa, tipo questo. Ma come no, facciamo, sono terribili però? Questi, Steph. Come facciamo, ragazzi? Sono davvero troppo pericolosi. Puoi combatterne 2. Allora, fammi capire se possiamo attaccarlo senza entrare. Tipo da qui. Mamma mia. Colpito? No. Niente, no, corri via. Via. Te l'ho detto che questi sono i più terribili. L'ho steso. Ok. 2 colpi. Evidentemente era basso. Bene, ma che cos'è quella bestia? Non ne ho la più pallida idea, Steph, ma non mi piace. Spara, Steph! Schiva! Spara delle sorte di piante carnivore, ma cosa schiva! Sei? Oh, mamma mia. No, Steph, andiamo via. No, io la faccio fuori. Steph, non ce la fai? Ce la faccio. A me sembra troppo pericoloso. Ma perché devono comparire quelli piccolini ora? Ok, prova a spararlo, spreco i colpi. Prova, ma non so a che pro, Steph. Voglio andare in quell'edificio per a tutti i costi. Allora, devo girarli attorno. Ok, Steph, ha sparato. Secondo me è troppo forte, non mi posso neanche avvicinare. No, non ti avvicinare. Steso! Ok, steso! Mamma mia, adesso ero qualcosa di utile, dico io. Magari, Fere, magari. Ah. Allora, qui siamo già entrati. È quello dopo, quello in cui io voglio entrare, questo. Allora, facciamo questo piccolo. Oh, appena mi giro mi attaccano, sì, incredibile. Sì, è terribile. Allora, tu non ci devi rompere le scatole. Statene lì e fatti gli affari tuoi. Steph, io da qui riesco a colpirlo comunque. Vai, allora. Ok. Bravissima. Bravi che vi siete incastrati. Mi ha avvelenato, mannaggia lui, però comunque li abbiamo fatti fuori. Ok. Ci sono. Okay. Lo sapevo, perché erano troppo pericolosi. No. Vediamo qua. Faccio un bagno. Pere. Uno stanzino, non c'è nulla qui. Vieni qui. Ok. C'è un pezzo di armatura che io già ho. Oh, finalmente. Ok,
Che io ogni volta soffro molto di più i colpi rispetto a te. Guarda che carino che sono. Allora, mi rifocillo. Sì, è molto carino quel cappello. Bellissimo. Ok, sono pronta ad andare. Ho bevuto, mangiato, ci sono. E ho anche finalmente un pezzo di armatura. Allora, scusami un attimo. Steph, qui sopra. Fortuna che si è addormentato. Abbiamo finito, no? L'edificio non so se abbiamo finito, già fatto. Steph, però è tutto simile qua. Vedi che è già aperto, qua. L'abbiamo aperto noi. Credo proprio di sì. Abbiamo finito, secondo me, Fere. Sì, probabilmente sì. O comunque abbiamo fatto la stragrande maggior parte. Secondo me è tutto tutto, lo sai? Ok, forse ok. Ho giusto il dubbio. Di qui. No, qui siamo entrati. Fere, no, 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 no. No, 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 no. Fere, corriamo via. Veloce. Via, 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 via. Basta, basta, basta. Quelli lì sono troppo potenti quando ti colpiscono. Sì, sì, cioè, sì. Mi hai lasciato con tre cuori. Sì, sì. Io sono avvelenata. Via, 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 corri. Allora. Ci sta inseguendo qualcosa? No, basta, sì, andiamoci. Sento passi, però io. Accontentiamoci. Ci sei? Sì, devo mangiare, però, perché se no ci schiatto qua. Okay. Allora, devo essere concentrato sulla strada, seguimi. Mamma mia, il veleno non passava più. Fere, sabbie mobili. Oh okay, no. Ok, superate, no, superate. No, 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 no. Ah, vieni qua, vieni qua, superate, vieni qua. Ok, queste non lo sono, perfetto. Esatto. Allora, dobbiamo tenerci verso la sinistra e andare dritti. Rifacciamo la strada che prima non abbiamo fatto l'andata, era abbastanza sicura. Okay. Allora, mangio le cipolle sott'olio. Ok, devo bere anche dell'acqua subito. Vai, bevi, bevi. Perfetto. Mutante di fronte a noi. Questi dovrebbero essere abbastanza easy. Quanto corre? Quanto okay. corre? Veloce, veloce, ora di corsa, radiazioni. Sì. Guarda che brutta che nebbia incubo. Che c'è. Mamma mia. Veloci, dai che stiamo tornando, Fere, dai che stiamo tornando a casa. Ah, che danno che ho preso. Pure io ne sto prendendo parecchio, è normale. Tolgo il 23, ma pazienza ragazzi, devo rigenerare vita. Ok, mi stai seguendo? Sì, sono dietro di te. Siamo molto vicini a casa. Ok. Sì, mi ricordo che abbiamo percorso anche tutta questa stradina con queste piante strane all'andata. Ok. Quindi dovremmo esserci. È quella, sì, sì, quella sì, montagnetta sì. lì. Esatto. Veloce, 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 veloce. Sta anche, allora. Sta anche facendo buio, sì. Esatto. Non vedo niente di pericoloso al momento. Neanch'io. Corri. Lo spero perlomeno che non sbuchi da sottoterra come quegli alberi. Ecco, via, 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 via. Vai, 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 vai. Forza, 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 chiudi. Forza. Occhio a sotto che non si sa mai. Sì. Abbiamo già imparato la lezione. Ok. Safe. Ok, vai, chiudi tutto. Sigilla le porte, Stefano. Mamma mia, non ce l'abbiamo fatta. Ah, non so come. Allora, so come. Andiamo a fare il bottino. Sì. Quello del cibo, ovviamente, il certo. più importante. Allora. Allora, 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 allora. Guardate. Ah, io metto anche queste. Guardate qui. Siamo ricchi. Finalmente, finalmente possiamo stare tranquilli. 47 bottigliette d'acqua e direi che siamo tranquilli. 22 di sardine in scatola, 17 cipolle sott'olio, 8 più 8, 16 marmellate, un tonno in scatola, 4 di carne in scatola. Ragazzi, ora siamo messi abbastanza bene. Tra l'altro ho 3 caricatori della pistola. Ottimo. Ok, in questo momento. E un pezzo, purtroppo il mio pezzo di armatura principale si sta rompendo. E quindi io avrò soltanto elmetto e stivaletti. Quindi non un granché con l'armatura, okay. Sinceramente dura poco. Me l'aspettavo, però pazienza, va bene così. Certo. E adesso direi che possiamo pensare a decorare. Io già ho messo i vestiti che ho raccolto qui. Dove? Nella nostra stanza. Vabbè, ci sta, dai, ci sta, ci stanno. Allora, io ho preso anche dei poster. Puoi metterli anche da altre parti che sono rimaste un po' più vuote. Tipo qua. Sì, guarda. Secondo me ci sta bene. Poi scaviamo e ci facciamo qui. Qualcosa. Sì, bello. Bello? Sì, 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 sì. Ok. Poi mettiamo il coso per gli occhiali qui, secondo me. Ti piace in questo punto? Per rendere fashion. È totalmente fuori luogo, ma va bene così. Il pianoforte, tipo qua, a mo' di hall. Aspetta, tipo... così, 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 così. Così, così. Sì, bello, sì, sì, bello, sì. bello. E le chitarre, Fere, in cucina? No, ha molto senso. Allora, o in giro oppure nelle nostre stanze. Oppure qua che è un po' vuoto, un po' triste, sì. diventa la zona chitarre, ci potrebbe stare. Lo sappiamo suonare, ma va bene così. Allora, ne facciamo così, guarda. Ma quante ne hai preso, Steph? A quello stavi pensando? Sì, 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 Fere. Guarda. Guardate quante ne ha preso. Sì, ci sta, dai, almeno per arredare un po' questo corridoio che è vuoto. Io vi ho messo anche i LED che avevamo sgobbato le altre volte. Mettiamo anche un coso di vestiti qui.
No, così i vestiti non ci sta a fa nulla. No. Vediamolo. No, qui. No, no, no. Guarda, sembrano le magliette rock and roll. Sì, bello. Allora mettiamo l'altro qui, guarda. Non ci sto, peccato. Quello è troppo grande, Fera. Sì, è troppo grande. Vabbè, no. Carino, 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 carino. È diventato un negozio di vestiti, il nostro bunker. Vabbè, pur di decorarlo un po'. Senza motivo. Ah, che bel pianoforte. Io direi che ci possiamo fermare così. Per un po' dovremmo essere a posto con il cibo e con l'acqua, quindi la nostra sopravvivenza sta andando avanti. Però, ragazzi, abbiamo bisogno di fare dei progressi, diciamo... Per importanti. Poter vivere una vita decente. Cioè non è che possiamo andare avanti a sopravvivere, basta. Dobbiamo trovare qualcosa per risolvere i nostri problemi. Quindi dovremo iniziare ad esplorare altre zone e a capire un pochino cosa possiamo fare. Noi ci fermiamo così. Sotto come sempre come altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao, ciao.